Per mettersi sulle mie ruote e fare 7-800 km. Ben più stranamente, abbiamo qui il rappresentante della Vespa, proprio divinamente, ma di Viale Decorato, perché insomma non può essere diversamente. Voi dovete capire, signori, che siete all'ascolto e alla visione. Viale Decorato qui per noi rappresenta veramente un mito, cioè un qualcosa di veramente particolare. E noi quindi oggi abbiamo il piacere di avere il possessore di una Vespa del 1964. Quindi, dico presidente, per chi non lo conoscesse, questo sì. La comunione, pensa un po'. L'anno della sua comunione. Si regalò questa Vespa. Cioè, lui faceva la comunione e il papà si regalò la Vespa. Quindi immaginate un tantino che festa che è stato quel giorno a casa di Pasquale. Papà, chiaramente tu sei cresciuto con questa. Poi sono cresciuto con il mito della Vespa che mi ha imposto mio padre. Purtroppo l'ho dovuto leggermente modificare perché questa aveva il sellone, è sdoppiato, però papà purtroppo per la sua grande altezza non arrivava a mettere i piedi per terra, ho dovuto mettere questa sera. Ma questa è una Vespa che rappresenta veramente il mito, la storia, sia di Piedimonte che di Viale Decorato. La storia e il mito perché? E lo sai benissimo che era mio padre, quindi la storia di mio padre è la storia di questa Vespa. Ma noi... E dopo 3 anni che mio padre non c'è più, l'ho rimessa a posto, per modo di dire, proprio per questa occasione mitica, di oggi, 3 maggio. 2009. Pasqua, sei pronto? Allora, andiamo a vedere questo mito degli anni 60, più precisamente del 64. Eccolo qua, illustraci un attimino. Mi scuso leggermente, non è proprio all'altezza di tutte le altre, ma l'ho lasciata così com'era, in modo artigianale, così come mio padre me l'aveva lasciata. L'ho semplicemente un attimo pulito, ci ho messo i tappetini, mi impegnerò a sistemarla come si deve. Però il bello è proprio lasciarla come in questo. Cioè la sua originalità praticamente. Bella, infatti puoi dire che è ancora sporca il cerchione, è ancora da sistemare, vedi, tutto questo. Però a me così piaceva. Secondo me oggi rappresenta veramente una. Allora, dicevo, questo è un grosso appuntamento per Pasqua, quale praticamente ha tirato fuori questo veramente pezzo di un cinello. Qui è un grosso appuntamento come lo è per noi, perché chi conosce Pasquale non poteva non conoscere il papà Mario, una figura fantastica della storia pedemontana, per cui io me lo ricordo da bambino che ho forse pochi anni, me lo dite, ma mi ricordo il papà in sella a questa rappresenta degli anni 60-70, per cui immaginiamo un pochettino che bello, che emozione poter far rivivere questa cosa, soprattutto che splendore poter rimettere di nuovo in piedi, come suol dirsi, questa Vespa da parte di Pasquale. Oh,
riesco resta ad uno se non mi sbaglio. Per cui sono felice di dare la benedizione e di inaugurare questo incontro nel divertimento e questa passione così particolare. O Signore, tu disponi i giorni dell'uomo affinché dopo i giorni del lavoro possa godere della gioia del riposo e dello svago, facendo in modo che anche in momenti come questi, egli sperimentando lo stare insieme, si faccia immagine della comunione e del rispetto verso i propri simili. Ti chiediamo di voler estendere su questi tuoi figli la tua paterna benedizione, perché anche nella gioia del divertimento essi sappiano essere testimoni del tuo amore e della tua pace. Te la chiediamo per Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che vive e regna con te nello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Siamo ancora qui tra le varie veste che sono convenute. Abbiamo il piacere di vedere l'unico esemplare, come potete vedere dalla camera, di Sidecar con Vespa, che tra le altre cose è un esemplare abbastanza anziano, non possiamo dire vecchio, viene comunque da Cassino, una contrada di Cassino, precisamente San Michele, e quindi di conseguenza abbiamo avuto il piacere di vedere che non solo le grandi moto, le moto di grossa cilindrata sono attaccate alle carrozzette, ma ci sono degli appassionati che hanno fatto del sidecar una forma di compagnia, per cui anche nelle veste praticamente c'è stato questo signore che ha avuto il buon gusto di legare questa carrozzetta alla Vespa. E lo abbiamo visto arrivare, cioè praticamente abbiamo avuto il piacere di vederlo. Come vedete abbiamo messo al posto della carrozzina anche una bimba che praticamente si è messa nelle condizioni di stare lì tranquilla, ha detto che non si muove fino a quando non riparte questo sidecar. Ed è un piacere salutare anche Ilenia, che praticamente è inserita nel contesto della nostra Vespa Club. Grazie. Ciao. Signori, siamo di nuovo qui, sempre con le Vespe. Guardate che cosa è arrivato in questo momento. Guardate anche voi che meraviglia, signori. Questo è un modello leggendario è dire poco. Io non posso far altro che dare il benvenuto a questi signori che praticamente, oltre ad essere inseriti in questo contesto, in quest'area così bellissimo, semplicemente meraviglioso, sono anche dotati di musica. Guardate, una cosa da non credere, prego la camera eventualmente di mettersi nelle condizioni di far guardare all'interno dell'abitacolo. Un benvenuto a Piedimonte anche da parte di tutti noi. Diamo il benvenuto a Antonio Martino di Arpino, proprietario dell'Ape Calessino, che già che avete visto qua.
È un piacere, tutti gli anni Antonio D'Arpino ci delizia con questa sua presenza, perché effettivamente questo è il primo anno che porti il calessino. Negli anni precedenti, visto che comunque avevamo organizzato per il Guzzi Club, ci hai portato sempre dei sidecar meravigliosi. Ho portato una Sport 14 con sidecar del 1929. Sei l'unico in tutta la provincia ad avere questa opportunità e a darci questo piacere. Sì, è una febbre questa. Ma noi ti conosciamo sotto questo aspetto e vediamo che comunque non manchi mai al nostro appuntamento. Per questo, a nome di tutti, della cittadinanza intera, non manchiamo di ringraziarti per questo appuntamento che tu ogni anno ci vuoi regalare. Grazie a te, grazie ai tuoi convoluti e ci vediamo nel proseguo della giornata. Grazie. Allora, proseguiamo anche con la nostra carrellata di mezzi arrivati. Guardate che meraviglioso esemplare di Gilera con sidecar. Abbiamo detto poc'anzi che praticamente i sidecar erano un'esclusiva pertinenza solo del moto di grossa cilindrata. Abbiamo visto poi che c'è stato un signore che ha riuscito ad attaccare una motocarrozzetta a una Vespa. Invece non possiamo non vedere questo esemplare di Gilera che praticamente anch'esso attaccato a una motocarrozzetta. Ne parliamo con il proprietario di questa motocarrozzetta Gilera, che si chiama Martino Umberto. Vieni da Isolini. Vieni da Isolini. Umberto, raccontaci un attimino la storia e brevi sommi capi di questo Gilera, che è semplicemente un incanto vederlo. Sì, però è una troppa passione che ti porta a fare certe cose. Secondo me la zona di Arpino, l'isola, deve essere proprio un qualche cosa che vi accomuna tutti insieme. Quest'anno ho fatto un nuovo. Che hai fatto? Ma è la prima volta che viene comunque questo mezzo qui a Pedino. C'aveva la carrozzetta senza la cappottina. Signori, guardatelo, è veramente un incanto. Secondo me penso che deve essere veramente un piacere magari fare un giretto anche in questa carrozzetta e rinverdire un attimino. È un ricordo di altri tempi, è veramente qualcosa di particolare. Guardate un attimino con quale cura, con quale pulizia maniacale questo signore riesce a tenere in ordine questa moto con questa carrozzetta. Pronto, che cilindrata è questa moto? 500. È una 500 del 1932. Signori, stiamo parlando del 32, stiamo parlando di tempi veramente pionieristici. Io invito la camera a fare una ripresa, guardate che meraviglia, guardate di cosa stiamo parlando, signori. È una cosa veramente fantastica, è un mix di pelle, di legno, di mogano. Guardate un attimino che sono due cose che si contraddistinguono, perché il motore è per i fatti suoi e da quest'altra parte sembra di stare seduto in un salotto, quindi... Ma penso che sia veramente qualcosa di particolare, non credo.